Ciao a tutti, sono Giovanni, benvenuti. E in questo video vorrei parlare di un argomento per certi versi controverso e che comunque suscita alcune discussioni, vale a dire lo studio dei pattern. Per studio dei pattern si intende l'apprendimento in tutte le tonalità di frasi o frammenti di frase in modo tale da accrescere il proprio bagaglio tecnico e il proprio linguaggio improvvisativo. Il motivo per cui l'argomento è dibattuto e che viene fatta l'obiezione che uno studio sistematico in questo senso possa portare a un tipo di improvvisazione piuttosto meccanica e fredda. Sicuramente c'è del vero in questa obiezione, nel senso che l'utilizzo sistematico dei pattern nel mentre che si improvvisa, magari addirittura pensando su questo determinato accordo inserirò questa frase che ho imparato, sicuramente porta a un modo di improvvisare poco creativo e molto meccanico. È un'obiezione che viene fatta soprattutto in Europa, dove si tende a notare che un certo tipo di didattica, non tutta la didattica, ma un certo tipo di didattica americana, che è molto incentrata su questo tipo di studio, può portare appunto a questo tipo di problematica. Tuttavia, io penso che studiare i pattern sia in realtà importante e utilissimo per appunto accrescere le nostre capacità improvvisative. Semplicemente va fatto questo studio nella maniera corretta, nel senso mantenendo al suo interno una certa creatività, una certa elasticità e una certa personalizzazione di quello che si va a fare. La prima cosa da dire è che esistono molti libri e raccolte di pattern. Possono essere molto utili in una fase iniziale, infatti non sconsiglio di studiarli, anzi può essere utile, alcuni li ho studiati anch'io. Tuttavia, in una seconda fase, la cosa migliore è crearsi i propri pattern. La seconda cosa è che questi pattern, bisogna scegliere quali pattern studiare, in che modo studiarli e dove prenderli. Allora, innanzitutto il primo consiglio che io do è quello di scegliere o crearsi pattern che non siano troppo lunghi. Il motivo è perché noi dobbiamo essere in grado di mantenere una forte elasticità e possibilità di personalizzazione di quello che studiamo. Se noi apprendiamo una frase lunga, sicuramente una frase carina, la si può imparare in tutte le tonalità, ma difficilmente riusciamo a personalizzarla perché è molto lunga. Quindi una cosa che può essere utile è frammentare i nostri pattern in frammenti di frase più piccole, della lunghezza di 5-6 note. Per esempio questa frase che abbiamo fatto, posso dividerla in, oppure la seconda parte, o semplicemente comunque piccole frasi. In questo modo posso più facilmente essere elastico, poi quando vado a suonare prendere questi piccoli frammenti in maniera assolutamente inconscia, non pensando vado a prendere questo, ma la cosa viene inconscia, almeno dovrebbe essere così, e poterli combinare in più possibilità di combinazioni diversi, invece di avere una lunga frase già fatta, monolitica, da inserire. Quindi, piccoli frammenti. L'altra cosa è come studiare questi pattern. Secondo me la cosa migliore è semplicemente utilizzarli alla stregua di uno studio tecnico. Quindi prendere questa piccola frase e suonarla in tutte le tonalità, in maniera ascendente e poi discendente, su tutta l'estensione dello strumento. Si possono fare anche intervalli di quinta, di quarta, di terza, eccetera, eccetera, ci si può sbizzarrire, però io tendenzialmente li faccio a distanza di semitono. L'altra cosa e di studiare queste frasi molto lentamente. Secondo me non bisogna mai studiare veloce in generale, comunque di studiarle molto lentamente, perché
una certa frase può essere magari semplice in una data tonalità, ma difficile in altre. Quindi la cosa più importante è curare l'omogeneità del suono in maniera di avere la frase che suona bene in tutte le tonalità. Quindi curare più la precisione che la velocità. Poi viene spesso consigliato di prendere questi pattern e utilizzarli all'interno dei giri armonici. Per esempio, prendere un brano e ho studiato, mettiamo un pattern che funziona sulla progressione 2-5-1 minore, e quando trovo un 2-5-1 minore ci inserisco quella frase come studio. Io non è che sono contrario a questo tipo di cosa, però pongo molto dei dubbi, perché appunto qui si corre il rischio, secondo me, di cominciare a essere meno creativi. Secondo me appunto è meglio studiare le frasi, ma poi in un certo senso dimenticarsele. Bisogna studiarle e poi dimenticarle quando si suona. Infine, una domanda che ci si può porre è: dove prendere questi pattern? Prima appunto ho parlato del fatto che ci sono libri che li contengono a mo' di raccolta. La cosa migliore, secondo me, è crearseli da soli, prendendoli dagli assoli che si trascrive. Quindi prendere un assolo, trascriverlo, guardare le frasi che ci sembrano più interessanti e utilizzare quelle e possibilmente frammenti di quelle per creare i nostri pattern. In questo modo andiamo a personalizzare maggiormente quello che facciamo, invece di semplicemente apprendere quello che troviamo in un libro che probabilmente leggono o studiano migliaia di persone in tutto il mondo. E un altro modo per personalizzare quello che facciamo è non limitarci al mondo del jazz per creare i nostri pattern, nel senso che ci possono essere frasi interessanti ovviamente in qualsiasi tipo di musica. Quindi non solo magari frasi prese dagli assoli di Charlie Parker, ma magari frasi prese dalla musica classica. Possono essere interessantissime. Per esempio, viene in mente adesso la frase iniziale della prima suite per violoncello di Bach, che è così. Possiamo renderla un pattern. Negli anni ho preso frasi da qualsiasi provenienza, dal funk, moltissima appunto alla musica classica, però dallo choro brasiliano, insomma ci si può sbizzardire, qualsiasi genere musicale può fornire una quantità infinita di frasi interessanti da inserire all'interno del nostro bagaglio improvvisativo. Per concludere, secondo me i pattern possono essere utilissimi, perché appunto ci permettono di aumentare con facilità il nostro frasario. Bisogna solo stare attenti a non renderlo uno studio troppo meccanico e di non utilizzare queste frasi che impariamo come delle sorte di mattoncini Lego da assemblare, ma semplicemente come qualcosa di inconscio che noi abbiamo nell'orecchio, come possono essere appunto le parole che utilizziamo per parlare, e le possiamo fare in modo che eventualmente escano senza che noi le pensiamo consciamente, combinate alla nostra creatività. Un po' come quando parliamo, le parole che utilizziamo non sono neologismi che ci inventiamo noi di solito, ed intere frasi magari sono state dette da migliaia di persone prima di noi, però il nostro modo di parlare, se noi diciamo quello che pensiamo, è ovviamente personale, anche se poi il mezzo contiene degli elementi già utilizzati da un numero infinito di persone. Diversa cosa se invece prendiamo delle frasi o dei discorsi che abbiamo già sentito e li ripetiamo a mo' di pappagallo. In un caso c'è la creatività e nell'altro no. La stessa cosa penso sia per lo studio dei pattern e in generale del materiale che già esiste all'interno della tradizione musicale e alla tradizione jazzistica. Spero possa essere stato di vostro interesse. Se volete seguire questo canale vi invito ad iscrivervi, e potete anche seguire la mia pagina Facebook, Giovanni Benvenuti Music. A presto!